Ciao, come va? Anch'io, stavo guardando un video su YouTube di quello che io chiamo Shark Tank, però ha altri nomi secondo me a seconda dell'edizione. Shark Tank è quel programma dove degli imprenditori, degli inventori dove degli inventori vanno a proporre queste invenzioni a degli imprenditori, gente con un giacco di skei, un sacco di skei. E questi imprenditori decidono se, che ne so, finanziare questo inventore, prendersi parte della società, pagare 1 milione di euro per il 20% della compagnia, eccetera, eccetera. Non penso ci sia una versione italiana di questo programma, ma è abbastanza famoso. Vabbè, e un imprenditore di questi ha detto ad un inventore: "You're onto something. You're onto something. You are onto something." I like it a lot. I think you're onto something. Cioè, tu hai fatto una bella scoperta. Cavoli. Infatti, to be onto something vuol dire aver fatto una bella scoperta. Aver scoperto qualcosa di speciale. Per esempio, qualcuno posta un video un po' strano su YouTube e ha un sacco di successo questo video. E quindi potrebbe dire: "A lot of people liked our video. We are onto something." Cosa vuol dire? Vuol dire a un sacco di persone è piaciuto il nostro video. Abbiamo scoperto qualcosa, cioè abbiamo fatto quel tipo di video lì, alla gente è piaciuto, vuol dire che qualcosa ha cliccato, capito? Abbiamo toccato un tasto che magari altri video non toccano. E insomma, alla gente è piaciuto, vuol dire che abbiamo fatto una scoperta. Vuol dire che we are onto something. Vuol dire che, cavoli, c'è qualcosa. Mi sono strappato i pantaloni. Due ricercatori stanno cercando la soluzione a un problema da un anno e poi finalmente uno dei due sembra aver trovato la strada giusta. Un ricercatore potrebbe dire all'altro: I think you're onto something." Cioè, mi sa che sei sulla strada giusta, mi sa che hai fatto una bella scoperta questa volta. Si vedono le mutande, ragazzi. Ma anche voi avete la nonna che vi aggiusta i pantaloni quando li sbregate.